Nelle ultime settimane è scoppiato il caso Palamara. Cosa ne pensa delle nomine pilotate al CSM? Allora, innanzitutto dobbiamo partire dal presupposto che questo tipo di rapporti è sempre esistito e dobbiamo anche precisare che non riguarda tutta la magistratura, ma solo una parte della magistratura. Ed è il caso di aggiungere che il CSM è stato sotto i riflettori già nel periodo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ricordiamoci soltanto che abbiamo vissuto la nomina di procuratore nazionale antimafia che doveva andare all'inventore della Procura Nazionale Antimafia e il CSM non lo nominò, la persona era Giovanni Falcone. Secondo lei può esistere un rapporto sano tra politica e magistratura? Certamente può esistere, beh, dipende dai rapporti che si instaurano. Una cosa che non va assolutamente, come diceva un grandissimo magistrato, Rosario Di Valentino, bisogna non solo essere ma anche apparire. Quindi quando se si fanno delle cene e in queste cene si discutono le nomine dei vertici della magistratura, questo non solo non si può fare, ma per alcuni aspetti costituisce reato e merita procedura disciplinare, tant'è vero che la Procura Generale presso la Cassazione ha aperto i procedimenti disciplinari a carico di questi magistrati. Io poi la mia visione è abbastanza particolare perché io penso che non si debba ammettere, diciamo, le cosiddette porte girevoli tra politica e magistratura, magistratura e politica. Con quello che è successo, molte persone hanno perso fiducia nella magistratura. Secondo lei si può recuperare questo rapporto? Allora, sicuramente la fiducia della magistratura è andata calando, però non è solo per questo, diciamo, tra virgolette, scandalo. Ciò che va rivisto è una riforma generale che riguarda non solo l'ordinamento giudiziario ma anche la giustizia. Se si farà la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura sarà solo, diciamo, il primo tassello perché occorre riformare tutta la giustizia civile e penale, occorre velocizzare i processi perché in Italia durano quasi il doppio di rispetto agli altri paesi civili come noi, europei. Quindi io direi che la cosa che va fatta è una riforma globale che ricomprenda tutto il sistema giustizia, cosa non facile perché ci vogliono delle maggioranze politiche molto unite, coese e ampie.